Buonasera, complimenti per la Buonasera. vittoria. Possiamo dire che è una vittoria che vale tantissimo, però insomma bisogna continuare di questo passo. E, possiamo dire le mosse vincenti di Mister Breda? Cioè, oggi lei ci ha un po' sorpreso, anche se l'avevamo quasi capito, con Mendes a ridosso delle due punte. Gran gol di Forte, gran gol di Mendes. Alla fine lei ha messo Marsura, gol di Marsura. Quindi insomma possiamo dire che mosse vincenti di Mister Breda, aiutato anche da una squadra che oggi forse ha voluto la vittoria cercata, anche se ci sono stati dei momenti un po'. Ha voluto la vittoria quando tutto è andato storto, perché se uno guarda gli episodi, oggi veramente sono stati bravissimi a reagire sempre, perché dal primo episodio del gol, dove eri stato in pieno controllo fino a quel momento e dove c'è stato, diciamo, un inconveniente, al dopo, quando il rigore del 2-2, l'espulsione, cioè veramente siete stati bravi a rimanere sempre concentrati sull'obiettivo, nonostante le difficoltà. E su certe situazioni l'avevamo preparate, perché avevamo detto che avevamo lavorato un po' diverso da settimana, avevamo lavorato appunto su un 4-4-2, che poi è diventato un 4-4-1 per forza di cose, e sapevamo che può essere un'alternativa in corsa. Bene, molto bene quelli che sono entrati, ma bene anche gli altri, perché abbiamo fatto tutti una partita di intensità e di capacità di andare oltre le difficoltà. È stato un momento in cui ha temuto di non potercela fare, nonostante la spinta del pubblico, perché diciamo anche un plauso al pubblico che insomma gli Certo. ha aiutato anche in momenti di difficoltà. Lei ha avuto paura un attimo, soprattutto quando il pareggio del Brescia e che la squadra andasse in difficoltà. La tranquillità non ce l'ho mai, a prescindere, che uno poco fa i fenomeni, nel senso che allora c'è stato un momento sul dopo il 2-2 che un po' abbiamo provato a rimanere con tre centrocampisti e due attaccanti e abbiamo iniziato a ballare. È venuto buono, appunto, secondo me, il lavoro che abbiamo fatto con i 4-4 in questi giorni, con certe caratteristiche e con certe capacità anche proprio di ripartire anche da bassi. Certo che se uno immagina una partita, il risultato finale, veramente ci vuole un mago per capirlo. Quindi, insomma, gli episodi sono stati veramente tanti e appunto ancora un plauso ai ragazzi, perché tanti episodi potevano abbatterci e farci andare in ansia. E invece sono sempre stati bravi a reagire e a ripartire. Mister, complimenti per la vittoria importantissima. Ci spiega un attimo la scelta di Mendes e come l'ha schierato in campo? Lei parla di 4-4-2, abbiamo visto il portoghese che è sembrato quello più brillante da un punto di No, vista dopo il fisico. 4-4-2, Ah, dopo, dopo, all'inizio lui ballava dietro le due punte e schermava Vandeloy. sì. Ha scelto Mendes perché nel casting dei trequartisti è quello che fisicamente stava meglio e soprattutto nel gioco aereo poteva darvi un'arma in più. Ma noi abbiamo visto che in queste partite abbiamo fatto sempre un po' fatica a riempire l'area, e in questi 15 giorni l'abbiamo provato e abbiamo visto che ha una grande capacità di adattarsi anche alla fase di non possesso e quindi di andare magari a schermare in maniera giusta il centrocampista centrale, e poi in ogni caso anche di riempire l'area e di crederci. E lui questi gol è molto simile al gol che abbiamo fatto a Modena, quindi lo sa che arrivano ste palle. E avere tre attaccanti più i centrocampisti che riempiono l'aria certamente è diverso. E oggi si è visto, perché appunto dopo tanta fatica sono venuti dei gol interessanti. Sul discorso del cambio modulo, appunto, è quello che abbiamo lavorato durante la sosta, perché sapevamo che in certi momenti a gara con i tre centrocampisti facciamo un po' più fatica a coprire tutta l'ampiezza, e quindi abbiamo avuto un modo di provarle certe situazioni e di inserire dei giocatori che rimaneva una squadra offensiva, perché gli esterni sono offensivi, però ugualmente con un equilibrio nella copertura del campo. Oggi forse non ha funzionato al meglio la difesa, anche Botteghino non è stato brillantissimo, i terzini nel primo tempo hanno sofferto abbastanza, Simic è stato piuttosto falloso. Abbiamo ritrovato la verve offensiva, però contro una squadra come il Brescia, che nel girone di ritorno aveva segnato pochissimo, la squadra è andata troppo in sofferenza. Come se lo spiega questo lei?
Fino al gol loro non è che, al primo gol loro non è che abbiamo avuto chissà quali sofferenze. Dopo certe situazioni un pochino sì. Però io reputo il Brescia una squadra che non merita quel tipo di classifica e ha dei buoni interpreti, dei buoni elementi. Poi la posta in palio era molto alta. È vero che insomma, più o meno ci siamo fatti tre gol quasi da soli. Quindi non è più un discorso di sofferenza dello sviluppo del Brescia, ma di episodi che dovevamo interpretare meglio e fare meglio. E tutti e tre, certamente, insomma, c'era più che merito del Brescia, c'erano degli errori che abbiamo commesso noi. Questo in ottica salvezza, mister, è un risultato che può rappresentare un sigillo. Abbiamo visto la classifica, ci sarà ancora da lottare per evitare i playout, però il calendario sarà difficile da qui in avanti, ma questi 3 punti pesano come macigni, vi danno maggior tranquillità dopo 3 KO consecutive in vista di impegni comunque probanti come Frosinone su Tirol. Sì, era importante cambiare rullino di marcia perché dopo tre sconfitte devi dare un'inversione. È ancora lunga, ci sono ancora 7 partite e vediamo che tante squadre sotto stanno continuando a fare punti, però era importante che ritrovare noi stessi e ritrovare certe situazioni nostre, come la voglia di fare risultato. E di saper anche soffrire. Quindi intanto ci prendiamo questa vittoria, sapendo che non dobbiamo mollare di una virgola, anzi, dobbiamo lavorare con ancora più cattiveria e sapendo che però insomma dipende anche da noi e dobbiamo fare punti. Dobbiamo farne in 7 partite, dobbiamo essere bravi una partita alla volta veramente a concentrarci per portare più punti a casa possibile. Arrivederci.